questo festival uno dei temi assolutamente centrali è quello delle classi dirigenti, eppure si vede molto spesso, ci si interroga anche sulla relazione che c'è attraverso la comunicazione fra cittadino e istituzioni. Secondo lei, da questo punto di vista, in Trentino abbiamo già una buona accessibilità dei dati, si deve fare di più? Ma direi che c'è una buona possibilità di controllo sociale sull'operato degli amministratori, dei politici. Ciò che dobbiamo assolutamente migliorare però è rendere strutturato questo controllo sociale, che è oggi molto spontaneo, e cercare di utilizzarlo per migliorare le performance della pubblica amministrazione. Io penso che strutturare un metodo di contatto con i cittadini che ci permetta poi di andare a analizzare che cosa facciamo e migliorarlo sia il modo migliore per cercare di venire incontro alle esigenze dei nostri clienti, che sono appunto i cittadini stessi. Quella delle lingue è un suo grande punto di riferimento anche per la sua azione appunto di governo. Che cosa farà nei prossimi anni? Sì, le lingue sono una precondizione oggi per essere in linea con il mercato globale, con la globalizzazione, ma per poterlo fare anche con una valorizzazione maggiore di quello che noi siamo. Stiamo strutturando un piano di alfabetizzazione, diciamo così, che coinvolga non solo la parte formativa, le istituzioni scolastiche, ma che attraversi un pochino tutta la nostra società. Dovremmo riuscire a realizzare l'obiettivo, per cui è normale assolutamente pensare in più lingue, e questo, oltre al vantaggio competitivo delle lingue stesse, determina anche la possibilità di essere impresa diretta su più mercati. Quindi è un dovere che avvertiamo per i nostri ragazzi, per le generazioni del futuro soprattutto.